Telespettatori di Penalty, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento domenicale con i risultati, le classifiche, i commenti del calcio dilettantistico siciliano, appuntamento che si rinnova in diretta su Sesta Rete di Catania ogni domenica a partire dalle 19, siamo in replica alle 23:10, in replica anche nella giornata di lunedì a partire dalle ore 11. Voglio sottolineare che da questa settimana questa trasmissione è seguita anche dagli amici che vivono nella provincia di Siracusa, grazie a Canale 8 e anche agli amici della provincia di Ragusa che ci seguono attraverso Tele Iblea. Un saluto alla nostra prima penaltina. Buona domenica a tutti. Ben ritrovata tra Grazie. Di noi. Insieme a lei vivremo questa prima parte della trasmissione dedicata interamente al campionato di Interregionale, poi seguirà anche il campionato di Eccellenza con i due gironi, girone A e girone B. Diamo invece subito un saluto caloroso al nostro Gianluca Barbagallo in postazione internet. Buonasera a tutti, stavo dando un'occhiatina ai risultati. Lo sappiamo perché sei arrivato in ritardo, però è importante dare subito i riferimenti per i collegamenti internet. Allora, info@programmapenalty.it è l'email ufficiale del nostro programma. Vi ricordo che programmapenalty.it da qualche settimana è il sito ufficiale della nostra trasmissione che vi fa compagnia tutta la settimana, e poi il profilo su Facebook, Programma Penalty, questo serve. Insomma, in qualsiasi modo ci possono raggiungere. Ci potete raggiungere anche sì, fisicamente. Perfetto, grazie Gianluca, e diamo subito spazio anche nella zona della panchina con il commentatore ufficiale del campionato di Interregionale, ovvero Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ciao a te Ettore, buonasera. Ben ritrovato insieme a te, accanto a te, il mister Ignazio Refice dell'Adrano Calcio, vice allenatore. Un saluto chiaramente che rivolgiamo anche all'allenatore ufficiale che è Pippo Strano. Buonasera a tutti. Ignazio, oggi è andata bene, o meglio ieri è andata bene perché avete giocato sabato. No, scusami, perdonami, avete giocato oggi, perdonami. Sì, è andata bene però oggi, molto bene. Una vittoria che vi ha catapultato a questo punto in una zona, in una posizione forte e pesante. Un punto dalla vetta, comunque è stato fatto attraverso una prestazione importante della squadra che ha reagito alla sconfitta di Noto. Immeritata, mi hai detto. Immeritata e maturata anche in circostanze che di calcistico hanno... pochino. Vabbè, stendiamo un velo pietoso sotto però questo punto di vista. Abbiamo trovato risorse, la squadra ha trovato risorse all'interno, ha reagito molto bene, una squadra formata da professionisti seri e da gente che ha molto qualità. Insomma, un Adrano che si appresta a vivere questa parte finale del campionato sicuramente con l'energia giusta e probabilmente anche con la volontà di arrivare probabilmente chissà in Serie C. In Serie C è una parola grossa. Una parola grande. E poi sarebbe la seconda divisione. Io ricordo a tutti che noi giocavamo il 19 di giugno la finale playoff, quando gli altri avevano già le squadre di fatto complete. Si è riuscito a completare un organico importante sotto l'aspetto tecnico-tattico e soprattutto, questo mi preme sottolinearlo, è formato da professionisti seri e da gente che ha molta qualità umana. Indubbiamente. E il primo obiettivo oggi l'abbiamo ufficialmente raggiunto, che è quello della salvezza, che era l'obiettivo iniziale. I 41 punti ti danno ormai la... Dai, parlare di salvezza non mi sembra proprio il caso. No, volevo dire che il primo obiettivo è stato già raggiunto con molte giornate d'anticipo. Certo, questo è vero. Da adesso in avanti, siccome sognare non costa tutto nulla... Tutto quello che verrà si lavora di settimana in settimana e poi prenderemo tutto quello che di buono e di positivo. Perfetto. Adesso parola a Lorena con i risultati e chiaramente anche la classifica di questo campionato di Interregionale. Parliamo del girone I. Dico bene? Sì. Perfetto. A te la parola, Lorena. A Cosenza, Nuova Cosenza, Aci Reale, 1-1. Ad Adrano, Acri, 4-2. A Messina batte Interreggio, 3-2. A Reggio Calabria, Cittanova, Nissa, 0-2. A Sant'Antonio Abate, Noto, 3-2. A Marsala, Palazzolo, 1-0. A Campagna, Battipagliese, San Biase, 1-1. A Licata, batte Serri Alburni per 3-1. E a Nola, Nubla San Felice, Valle Grecanica, 2-0. L'Interreggio perde dunque la partita importante, ma a questo punto l'Adrano è veramente a ridosso, si trova al secondo posto, distanziato appunto solamente di una lunghezza. La classifica. Prima in classifica, Interreggio con 42 punti,
segue Adrano 41. Nubla San Felice 39 punti, Battipagliese e Nuova Cosenza 38, Licata 37 punti, Palazzolo e Acri 36, Messina 35 punti, Marsala 34, Serie Alburni 31, Sant'Antonio Abate 29 punti, Noto 28, Valle Grecanica 27 punti, Acireale e Sambiase 26 punti, Nissa 22, ultima in classifica Cittanova Interpiana con 19 punti. Ricordiamo Messina 7 punti di penalizzazione, Acireale, Acri, Battipagliese, Cittanova, Interreggio e Marsala una partita in meno. Diamo adesso lo sguardo al turno successivo, sarà la 26esima giornata, questi gli incontri che si disputeranno: Nuvla San Felice contro Messina, Sambiase Acireale, Sant'Antonio Abate contro Battipagliese, Noto Interreggio, Adrano Licata, Cittanova Nuova Cosenza, Acri Palazzolo, Valle Grecanica Serre Alburni ed infine Nissa contro Sporting Marsala. Allora, Carmelo Puglisi, diamo subito uno sguardo a questo campionato di interregionale. Abbiamo detto dell'Adrano che ha fatto sicuramente un grandissimo passo in avanti, e le altre che fanno? Possiamo dire che oggi è stata una giornata veramente bella per il girone I di forse Serie anche D. Decisiva. Decisiva non lo so, di fatto il campionato. Decisiva non lo so, dobbiamo aspettare secondo me il recupero dell'Interreggio con il Marsala e le prossime due partite. Però è stata bellissima, perché l'Adrano a un solo punto dell'Interreggio ci fa sognare di avere la seconda etnea fra i professionisti, e la vittoria del Messina è stata pesante, è stata una giornata importante anche per la vittoria dell'Licata che continua a lottare per i playoff. Va sottolineata secondo me l'importante vittoria del Marsala nel derby siciliano e il pareggio della Cittadina in un campo difficilissimo come quello del Cosenza. Io non la vedrei in modo così ottimistico, Ettore, perché la Cireale ha sciupato un'altra occasione, così come l'aveva sciupata a Marsala e così come l'aveva sciupata in casa contro il Licata. Oggi la Cireale era andata in vantaggio, aveva avuto la possibilità di chiudere la partita e ancora una volta si è fatta recuperare. Non riusciamo a capire cosa manca a questa Cireale per stabilizzare un po' risultati e classifiche. Ci vuole un attaccante. Ha risposto Gianluca. Se non c'è chi la mette dentro, Ettore, il rammarico è perché è una squadra che crea tantissimo, una squadra che crea tantissime occasioni, ma non riesce a finalizzare. Licata invece come lo vedi? Il Licata è una squadra in palla, si sta giocando le opportunità, le proprie opportunità di arrivare al quinto posto. Adesso abbiamo però un problema, questa Nissa che vince fuori infatti, casa... Volevo dire proprio questo, nessuno sta segnalando che la vittoria della Nissa non fa di altro che riaprire il discorso in chiave per il play-out, no? Perché adesso è a 4 punti. Beh, diciamo pure che doveva assolutamente vincere perché giocava contro l'ultima in classifica. Era uno scontro diretto. Sì, ma se non avesse fatto punti lì probabilmente forse avremmo parlato già di un destino segnato per la Nissa. Carmelo? Sì, senza dubbio, oggi la Nissa è tornata prepotentemente in corsa per il discorso dei playout, anche perché secondo me il pareggio della Cireale accorcia un pochettino la parte bassissima della classifica, e questo secondo me ha aiutato molto la Nissa. Io però, Ettore, se mi consentivi brevemente, volevo rinnovare i complimenti a Ignazio Orefice e sottolineare la grandissima vittoria di oggi dell'Adrano. Assolutamente, perché ha giocato una grandissima partita, ha saputo riscattarsi dopo la nefasta trasferta di Noto con tutte le difficoltà che prima Ignazio sottolineava, e una vittoria anche che bisogna anche sottolineare che l'Adrano aveva defezioni importanti nell'organico, mancavano in attacco Pasca squalificato, c'era Torcivia infortunato, quindi insomma nonostante le defezioni in attacco oggi la formazione di Pippo Strano ha giocato una grandissima partita è vero. Contro un avversario come l'Acri che è una squadra competitiva. L'Acri è una squadra competitiva che è venuta ad Adrano a giocarsi la partita a viso aperto, perché voleva anche perché vincere. I punti erano fondamentali, punti erano oggi fondamentali. Oggi erano veramente quasi uno era veramente uno scontro diretto. Però bisogna dare atto a chi ha giocato e sostituito chi mancava, perché Torcivia ha preso 3 giornate di squalifica dopo Noto, Torcivia l'abbiamo perso mercoledì. E chi è andato in campo si è sacrificato per il compagno, e ma vedo che comunque abbiamo fatto comunque una grande partita. Il gruppo sta facendo risultato, però ma è il gruppo che, come dicevo prima, è un gruppo che ha valori calcistici indiscutibili, ma
anche grande qualità umana, c'è un gruppo fatto di veramente di professionisti. E questo sicuramente è merito anche alla società, che ha saputo con equilibrio organizzare veramente un team interessante. Abbiamo fatto un primo tempo, chi ha avuto la possibilità di vedere la partita, ha fatto un primo tempo veramente spettacolare, dove andavamo via facile sulle fasce. Ma Adrano vi segue? La cittadina di Adrano vi segue? Perché poi viene anche questo dubbio, cioè oggi, si fanno tanti sacrifici e poi magari possibilmente allo stadio c'è poca gente. Oggi c'era un po' più di gente. Questo è importante, no? Quindi mi raccomando, seguiamo questo Adrano che ci sta facendo un po' tutti sognare. Gianluca. Allora, il recupero tra Interreggio e Marsala è questo mercoledì. Mercoledì. Sì. Il 7. E in settimana si dovrebbe finalmente chiudere questo dubbio amletico sul risultato di Battipagliese e Cireale, che può determinare anche in chiave salvezza, diciamo, determinate situazioni, no? Non solo quella situazione, anche altre situazioni pendenti, come il nostro ricorso col Cosenza. Il ricorso del Cosenza, infatti, sotto questo punto. Questi due questa settimana dovrebbero finalmente vedere. Tra l'altro il Marsala, visto oggi, è veramente in salute, ha segnato Palmiteri. Mi aspettavo di più dal Palazzolo in questa trasferta di Marsala, non so perché. Ha segnato Palmiteri, che è un giovane molto interessante, che era già andato a segno contro la Cireale. L'Interreggio, visto a Messina, manifesta qualche problema in difesa. L'assenza di Ivan Franceschini oggi al San Filippo si è fatta sentire. E non è una partita da triple. Dispiacciono i 7 punti di penalizzazione del Messina, no? Perché è un po' falsa la classifica. Sarebbe stato prima. In testa. Sarebbe prima 42 punti. Dico, falsa un po' la classifica, però sta pagando giustamente a caro prezzo gli sbagli di un inizio di stagione disastroso sotto questo punto di vista. Io dicevo poc'anzi del Palazzolo, che la settimana scorsa aveva fatto un ottimo pareggio, seppur in casa, con il Messina, e oggi forse avrebbe potuto aspirare a fare qualche punto in più. Sei d'accordo, Ignazio? Guarda, devo dirti che il campionato di Serie D è un campionato molto livellato, dove non c'è una squadra che ammazza il campionato. E, ci sono poche squadre nel giro di pochissimi punti in testa, in 6 punti siamo in pratica 7-8 squadre. Però, come parlavamo la settimana scorsa con mister Anastasi, la lotteria poi dei playoff è troppo ingarbugliata per poi sperare attraverso quel percorso di arrivare in seconda divisione. Chi deve andare in seconda divisione deve cercare di farlo alla fine del campionato regolare, perché i playoff poi sono troppo tortuoso. Una lotteria talmente difficile e tortuosa che... Diciamo inutili, mister? Non diciamo inutile perché perché intanto è una grande vetrina per le società, soprattutto perché per un problema di peso. Negli ultimi 2 anni ha segnato però 2 posti in seconda divisione attraverso i playoff con i ripescaggi. Sì, sono d'accordo, ma di fatto i ripescaggi dallo scorso anno sono oramai in via d'estinzione. Sì, abbiamo ridotto un girone di Serie C proprio Però a quel punto tu, se ci sei, li devi fare, devi cercare di onorarli al meglio. Abbiamo capito che comunque l'Adrano è molto intenzionato a fare indubbiamente questo salto di categoria. Da quello che traspare dalle tue parole, capiamo bene che la società è anche pronta a questo passaggio. Non direi proprio questo, perché non eravamo noi gli indiziati alla vittoria finale. Però adesso siete lì. Non significa che ci si nasconde dietro. Significa che ci sono altre squadre che sono state costruite per vincere, che c'è Cosenza, il Messina. Mancano 9 partite. È chiaro che io ho detto prima, a questo punto, partita dopo partita, cercheremo in ogni caso di fare il massimo e di... alla fine di vedere dove arriva. Certo, domenica c'è un altro derby con una squadra tosta come il Licata. Domenica abbiamo una seconda partita. E il Licata si gioca praticamente la partita della vita, perché noi se non fa punti, chiaramente è fuori a quel punto anche dal discorso playoff. Un'altra partita play della vita sarà giocherà la Cireale, no? A giocare contro il San Biasi. Chi per motivi diversi si lotta per non retrocedere. È bella questa cosa qui. Non so se sei d'accordo anche tu, Carmelo, cioè che ogni partita, ogni settimana, le partite che ci sono veramente rivoluzionano la classifica e determinano anche nuovi equilibri. Perché la classifica non è molto lunga e perché il campionato è molto vivo. Io invece credo, al di là di quello che dice il mister, io credo che invece loro ci credano tantissimo. Ma non lo possono dire. Ettore Adrano in Lega Pro sarebbe un'iniezione di fiducia, non solo per Adrano, ma per tutto il movimento calcistico catanese. Quindi dobbiamo veramente tifare a più non posso per la
l'Adrano, perché è importante. È vero. In una provincia martoriata dalle crisi societarie, l'Adrano è davvero forse l'araba fenice, no? Cioè una di quelle società modello anche che se va solo per la costanza. Anche se sarete tutti d'accordo che comunque i costi di un campionato di seconda categoria, e qui sicuramente un tesserato dell'Adrano ne sa qualcosa, non è che sono come quelli dell'interregionale. Non lo so, perché adesso con i nuovi regolamenti, con i bonus che la Lega dà per fare giocare i giocatori del settore giovanile, probabilmente costa di meno fare una seconda divisione, una prima divisione, che fare invece tu un campionato così di Serie D di alta. Settimana scorsa il presidente del Palazzo, sì, diceva, questo l'ha detto, lo ha affermato. Un campionato di media complessiva ci vogliono 700.000 euro. È vero. Benissimo, allora noi a questo punto che dire? Auguriamo un in bocca al lupo a tutta la società dell'Adrano, che rappresenta in questo momento una forza della provincia catanese. Siamo contenti che Adrano, che ha tra l'altro una bella struttura, un buon team tecnico, sicuramente avrà modo veramente di mettere in gioco tutta la sua professionalità. Un saluto naturalmente particolare va al mister Pippo Strano, che salutiamo e speriamo di averlo prestissimo, però insomma abbiamo una bella degna sostituzione con Ignazio Refice, che tra l'altro è anche allenatore della Juniores. Come sta andando la Juniores? Anche se voi poi non fate classifica, mi ha detto. Abbiamo terminato il campionato regolare vincendo praticamente il girone, anche se la classifica è effimera in questa fase, sì, regionale. Ci prepariamo per fare la fase nazionale con le altre società. Qualche giovane interessante che mettete in prima squadra, che già nel giro della prima squadra? Ma ce ne sono già un paio sotto la lente di ingrandimento, speriamo di portarne almeno un altro paio. Benissimo, e sono sicuro, perché Ignazio lavora molto con i giovani, e tutta la squadra sicuramente ne troverà giovamento, perché i ragazzi che vengono fuori dalle mani di Ignazio, insomma, ci sono stati anche dei giocatori importanti, poi alla fine hanno dimostrato veramente il giusto valore. Grazie Ignazio per la presenza. Grazie a voi, buonasera. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e dopo parleremo del campionato di eccellenza e avremo un altro nuovo ospite. A tra poco, dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio per questo appuntamento di Penalty. Abbiamo messo da parte il campionato di interregionale con la bella soddisfazione della squadra di Adrano e adesso parliamo del campionato di eccellenza. Lo facciamo subito chiaramente con i risultati e le classifiche dei due gironi, il girone A e il girone B, ma nel frattempo diamo il benvenuto al nuovo ospite che insomma vive l'eccellenza in modo particolare in questa stagione con l'Atletico Catania. Parliamo del difensore centrale Daniele Sapienza. Ciao Daniele, ben ritrovato. Ti trovo sempre in forma, complimenti. Grazie. Sembra che veramente l'età per te non arriva mai, eh? Ma mica è vero. No, nel senso buono, però, voglio dire. Certo non è più un ragazzino, giocatore però di esperienza. Un giocatore di esperienza e poi soprattutto un giocatore serio. Ci tengo a dirlo, ho avuto la fortuna di allenarlo e ha dimostrato sempre che comunque l'allenamento alla fine paga, no? A prescindere dall'età. Beh certo, sicuramente, se a maggior ragione, uno avendo un'età un po' consistente deve mantenersi bene. Se non si allena. Perfetto. Oggi è andata bene comunque. Sì, oggi, sì. Oggi grande vittoria dell'Atletico 6-0. Benissimo. Parliamo subito del girone A del campionato di eccellenza. Lo facciamo insieme a Lorena, dove abbiamo il Ribera che ormai insomma ha quasi chiuso il campionato con la vittoria finale. A te Lorena. Ad Alcamo, Alcamo-Acragas 1-1. A Terrasini, Città di Terrasini, Atletico Campofranco 0-3. A Palermo, Parmoval, Castellammare 2-4. A Ribera, Folgore 1-0. A Mazara del Vallo, Mazara batte Palermitana 7-1. A Cammarata, Camarat, Riviera Marmi 1-0. A Monreale, Audace, San Giovanni Gemini 0-0. E a San Cataldo, San Cataldese batte Valderice 2-0. Distacco abissale ormai per il Ribera, più di 10 punti, insomma sembrano veramente ormai fatti i giochi di questo girone A del campionato di eccellenza. La classifica. Prima in classifica troviamo Ribera con 57 punti, segue Alcamo 49 punti, Camarat 48, Acragas 44 punti, Atletico Campofranco 43, Riviera Marmi 39, Mazara 38 punti, Audace e San Cataldese 35 punti, Valderice 33, San Giovanni Gemini 28 punti,
Castellammare 27, Parmoval 26 punti, Folgore 21, Città di Terrasini 13, ultima in classifica Palermitana con 3 punti. Passiamo adesso al turno della prossima settimana, sarà la volta della 25esima giornata, queste le partite che si svolgeranno domenica prossima, San Giovanni Gemini contro Alcamo, Selinunte Audace, Valderice Città di Terrasini, Acragas Camarat, Riviera Marmi Mazzara, Campofranco Parmoval, Castellammare contro Ribera ed infine chiuderà Palermitana contro San Cataldese. Allora Carmelo, che dobbiamo dire più del Ribera? Dobbiamo dire poco ormai, no? Ma non solo il Ribera, io ho impressione così guardando la classifica che il campionato di fatto sia già deciso. Ribera ha un piede in Serie D, le quattro che faranno i playoff mi sembrano ormai chiare, Alcamo, Camarat, Acragas. Soltanto il Riviera Marmi potrebbe tentare il Riviera Marmi, però il Campofranco secondo me può tranquillamente gestire i quattro punti di vantaggio. E se vediamo anche la parte bassa della classifica, anche lì c'è poco da dire, Terrasini sì. E Palermitana sono già in già promozione. È stata una vittoria importante la San Cataldese in uno scontro diretto. La vittoria della San Cataldese, ma contro il Valderice era fatto, proprio scontro diretto, quindi di fatto però sia Valderice che San Cataldese e Gianluca sono già salve entrambe perché 5 punti di vantaggio e sono sufficienti, e mancano solo 6 partite e di fatto no, condannano il San Giovanni Gemini di Riccardo Chico ai playoff. Secondo me il San Giovanni Gemini è ufficialmente la rivelazione in negativo di questo campionato. Siamo contenti però per il Ribera perché è una società in crescita, andrà a disputare un campionato importante qual è quello di Serie D, è una cittadina con delle ottime risorse economiche, quindi probabilmente si potrà attrezzare per un campionato stabile. Ribera è una grandissima piazza nel campo del florovivaismo, è una cittadina dove molto ricca ed è una cittadina, Ettore, con grandissime tradizioni nello sport, è al vertice nel basket femminile, nella pallavolo, e adesso il calcio va a completare secondo me un quadro importante. Questo è un centro importante, non solo per la provincia di Agrigento, secondo me, ma per tutta la Sicilia. Lorena, pronta adesso per i risultati del girone B? Parliamo di un girone dove continua il testa a testa tra la squadra del Messina e quella del Ragusa. Guardiamo i risultati della giornata di oggi. A Comiso, Comiso batte a Cicatena 2-1. A Ragusa, Aquila Caltagirone 4-0. A Tre Castagni, Città di Messina 0-0. A Piraino, Due Torri, Città di Vittoria 4-1. A Catania, Atletico Catania batte Leonzio 6-0. A Taormina, Mister Bianco 3-1. Ad Avola, Real Avola, Modica 0-1. E ad Enna, Orlandina 1-3. Certo, indubbiamente questo pareggio del Città di Messina a Tre Mestieri ha un po' cambiato la prospettiva anche dello scontro diretto. A questo punto abbiamo il Ragusa in testa e poi subito, distaccato di solo 2 punti, il Città di Messina, in attesa appunto dello scontro che vedrà di scena le due forze assolute di questo girone. Classifica. Ragusa 66 punti, segue Città di Messina 64. Due Torri 43 punti, Città di Vittoria 40, Real Avola 38 punti, AC Catena 36, Orlandina 35 punti, Taormina 32, Mister Bianco 31 punti, Tre Castagni e Comiso 29, Modica 28 punti, Atletico Catania 27, Aquila Caltagirone 19, Leonzio 6 ed Enna ultima in classifica con 2 punti. Ricordiamo Aquila Caltagirone e Atletico Catania 1 punto di penalizzazione. Leonzio 3 punti ed Enna 6 punti di penalizzazione. Diamo uno sguardo anche al prossimo tabellino degli incontri della prossima settimana, sarà la 25esima giornata, si giocherà Atletico Caltagirone contro Atletico Catania, Leonzio Comiso, Città di Messina Due Torri, Modica Enna, Città di Vittoria contro Ragusa, AC Catena Real Avola, Orlandina Taormina e chiuderà Mister Bianco Tre Castagni. Allora, che dire di questo girone? Indubbiamente questo pareggio un po' inaspettato da parte del Città di Messina a Tre Mestieri probabilmente ha un po', insomma, fatto saltare la prospettiva di uno scontro diretto all'ultima spada. Carmelo. È stata una sorpresa.
È stata una sorpresa soprattutto per come è maturato questo pareggio. Diamo merito però al Trecastagni. Va dato merito al Trecastagni, però chi ha visto la partita, Ettore, parla di una Città di Messina irriconoscibile, lento, impacciato. Non è stata la partita della capolista, che va comunque a giocarsela sul campo comunque di una squadra. Un po' distratta, insomma. Ma più che distratta, una squadra fisicamente, si parla di una squadra proprio fisicamente a terra. Il Città di Messina stanca. È sembrato molto stanco. Il migliore in campo fra i messinesi è stato Enzo Berti, a 41 anni, che è tutto dire. E fisicamente è stato il giocatore più in palla, e questo proprio dà l'idea di come i siti messinesi stiano vivendo questo momento. Già ad Enna, nonostante l'ampio turnover, si erano avute delle avvisaglie sul fatto che il Città di Messina non stia attraversando un momento positivissimo. Però tra non molto arriva lo scontro diretto e lì si giocheranno tutto a quel punto. E soprattutto perché il Ragusa sta arrivando in condizioni nettamente migliori, perché il Ragusa, al di là della vittoria netta e va sottolineato il divario tecnico fra il Ragusa e quella Caltagirone, però il Ragusa è in palla, è in salute, oggi non ha dato neanche la possibilità al Caltagirone di poter impostare un minimo il proprio gioco. Quindi ad oggi Ragusa sembra avere non una ma due marce in più. È vero. Mentre invece sembrerebbe che l'Atletico Catania, che da qualche settimana insomma in camera punti, potrebbe anche a questo punto evitare la lotteria dei play-out, perché insomma 4 punti di distacco attualmente dal Mister Bianco sembrerebbero insomma facilmente recuperabili. Daniele? Direi di sì, perché 4 punti non sono tanti, mancano 7 partite. Vedete consideriamo... anche da risultati positivi, certo, non con partite super impegnative. No, consideriamo però... che il Mister Bianco, tra parentesi, tra virgolette, come scontro diretto, ce l'abbiamo in casa, quindi ci giocheremo tutto. Abbiamo in casa il Vittoria, che considerando che c'è questo distacco madornale fra le prime due, terza, quarta e quinta, sono praticamente... falsate anche i playoff. Quindi giochiamo forse in casa qualche con... punto perso per strada, a questo punto sarebbe stato ideale averlo in classifica, no? Che dici, Daniele? Diciamo che comunque l'Atletico Catania in se stesso ha avuto una stagione travagliata. Questo lo sappiamo. Travagliata è dire poco. Quindi... nel frattempo stiamo vedendo le immagini della partita di oggi con questo secco 6-0 contro un Aleonzio in assoluto disarmo, sì, questo sì. Già da parecchie settimane lo sottolineiamo. Direi che comunque dicevo che è stata una stagione travagliata, c'è stato un vai e viene sia di allenatori che di giocatori. Questo ultimo... non dà stabilità, Non no. dà stabilità. Oggi hai esordito il quarto tecnico della stagione. Oggi, il quinto. Il quinto. Sì, ma con le varie... E non dà stabilità, quindi consideriamo che avendo tutte queste vicissitudini alle spalle, considerando che siamo a 4 punti dalla zona play-out, uscire dalla zona play-out, sì. Sinceramente è da dare un merito a quelle persone che stanno vicino a noi, chiaro, ai tifosi. Chiaro, logico. Di una squadra... tra l'altro ho saputo che avete anche qualche juniores interessante, infatti, questo dicendo, è fondamentale. Dicendo, e poi c'è da considerare che è una squadra costruita da tanti giovani, giochiamo sempre domenicalmente con 6-7 juniores sistematicamente, sì. Ragazzi che comunque sono veramente da elogiare e possono avere anche... Io ho l'impressione che un po' le squadre che sono vicine a voi nella parte più alta insomma stanno sentendo un po' il fiato domenica... di queste squadre che non mollano e che ogni settimana giocano per conquistare punti. No, domenica ora abbiamo sinceramente questo scontro diretto, diciamo a Caltagirone, e sarà fondamentale noi vincere per poter sperare e credere ad uscire... dai play-out, perché certo. Va bene, ci sarà Leonzio Comiso e il Comiso vincerà. Sì, probabile, sicuro, certo. Allora, la domenica prossima, mi volevo agganciare a quello che ha detto Daniele, secondo me è fondamentale sia in chiave salvezza, ma anche in chiave promozione, perché il Messina ospiterà il Due Torri, che come sappiamo non sta rendendo la vita facile a nessuno, lo dimostra oggi la sonora batosta che ha confezionato al Vittoria, ma soprattutto 4-1. A Vittoria, si gioca Vittoria-Ragusa. È a Ragusa, è a Vittoria, giusto? Che è un derby. Certo. Per cui domenica il Messina può teoricamente riparare il danno che ha maturato ieri, sì. E poi presentarsi al Selvaggio fra 2 settimane in questo scontro diretto epocale ed epico che sancirà, a mio modo di vedere, la vittoria del campionato. In chiave salvezza, come diceva Daniele, il Comiso vincerà facile con la Leonzo, il Modica vincerà facile con l'Enna, lo switch della stagione dell'Atletico è questo scontro diretto. Ma noi considerando che... nelle 7 partite restanti, quella proibitiva veramente è quella che giocava a Messina. Sì. Poi le altre, anche se probabilmente magari poi i giochi sono già fatti e quindi... Esatto, poi le altre magari per obiettivi sicuramente non raggiungere, perché non si possono più raggiungere, possibilmente giocando col Vittoria, giocando con l'Orrandina, anche se giochiamo a Capotorlando,
possibilmente giocheranno con motivazione differente. Carmelo, tu come vedi questo girone? Ma anche perché volevo chiudere il discorso della partita domenica, è fondamentale, perché un'eventuale vittoria, facendo scongiuri ovviamente, dell'Atletico porterebbe la squadra catanese a 30 punti. E il Caltagirone a questo punto avrebbe 10 punti di differenza dalla quart'ultima e quindi già sarebbe retrocessa direttamente, non farebbe i play-out. Quindi per questo di quello switch, perché l'Atletico ha questo match point e può eliminare una concorrente dai play-out e continuare la rincorsa ad uscire. Però sarà una partita dura, eh? Sarà una battaglia, sarà una credo che sia la partita più... perché questi oggi hanno giocato con la Junior, Saragusa domenica, leggo su internet, schiereranno i titolari, perché per loro è l'ultima chance. Carmelo, io volevo sentire un po' il tuo parere su questo girone, su questo scontro al vertice e su questa battuta di arresto da parte del Città di Messina. Sì, la battuta d'arresto del Città di Messina può essere determinante, anche se io sono d'accordo con Gianluca, la settimana prossima c'è la possibilità che le due contendenti ritornino in linea, perché per il Ragusa andare a giocare a Vittoria non sarà una passeggiata. Riguardo invece alla zona bassa della classifica, è vero che l'Atletico può ancora tirarsi fuori dai play-out, ma è anche vero che le due Ible, Comiso e Modica, stanno andando molto bene. Sì. Oggi hanno vinto entrambe, fanno punti, perché fanno la vittoria punti. Del Modica ad Avola è comunque pesante, certo, perché l'Avola sta regalando poco a tutti. E anche la vittoria del Comiso sulla Cicatena, secondo me, è una vittoria importante da sottolineare. È vero. E poi, insomma, anche diamo merito al Trecastagni, che ha fermato questa assolutamente, squadra, forse prima, seppur in crisi, è stata forse prima, Ettore, non l'ho sottolineato abbastanza, al Trecastagni vanno fatti veramente anche perché il Trecastagni, insomma, era importante non perdere, perché anche lui, insomma, è dentro la turbina dei playoff. Sicuramente però su questo che dice Carmelo, scusami, per quello che si sente, per quello che magari si legge nei giornali, nei quotidiani, il fatto che l'Avola comunque è stata eliminata anche dalla Coppa Italia, ci sono voci di Che giochi un pochettino senza più stimoli, so che hanno un po' ridimensionato la squadra, smantellato, perché questa è la terminologia che si usa moltissimo nel calcio dilettantistico, e quindi magari possibilmente oggi una squadra che incontrare adesso l'Avola sembrerebbe potrebbe un po' più facile prendere qualche punticino. Comunque voi dovete giocare con l'Avola? No, abbiamo giocato la prima giornata e quindi giustamente per voi poche possibilità sotto questo punto di vista. Il gioco comunque ha bisogno, certo, ne potrebbe usufruire. Gianluca, diceva Daniele, il cammino in chiave salvezza dell'Atletico Catania è condizionato, a parte dalla partita di domenica, e poi da queste gare in casa che vedranno la squadra atletista ospitare rispettivamente prima il Vittoria, che oramai è fuori da ogni obiettivo, il Mister Bianco, e immagino sarà uno scontro diretto, e il Modica, l'ultima giornata di campionato, dove io penso che il Modica sia già fuori dalla corsa. Sì, anch'io sono di questa idea. È la squadra più forte tecnicamente. Per chiudere però, volevo sottolineare che io credo che l'ultima squadra attualmente in classifica che potrebbe essere un po' accalappiata nella zona play-out potrebbe essere il Taormina 32. Taormina, infatti, volevo sottolineare cosa, oggi un'altra bella vittoria della squadra di Saro Decento. Meno male, perché che insomma, ha vinto se no contro stata... una diretta concorrente per la salvezza nella parte centrale della classifica. È vero. E questo Taormina, sempre con questa linea verde, riesce sempre a dare fastidio a tutti, quindi è una società, bisogna ribadire i complimenti al grandissimo lavoro che sta facendo Saro Decento. Perfetto, noi adesso ci fermiamo, nel frattempo colgo l'occasione per salutare Carmelo Puglisi che ci lascia dello spazio interregionale ed eccellenza, lo rivedremo la prossima settimana. Un saluto a tutti i telespettatori, un saluto a voi, grazie. Perfetto, grazie a Carmelo. Spazio per la pubblicità, tra poco rientreremo in studio e parleremo del campionato di promozione e ci sarà ancora Lorena con noi. A tra poco. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento settimanale con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti del calcio dilettantistico siciliano. Parola adesso a Gianluca, che ti vedo un po' pensieroso. Leggevo questa mia email lunga che vado a sintetizzare del nostro amico Pippo Di Aola, che è sempre fedele. Sì? Lui ci segue tramite internet, no? Invece da domani ci potrà vedere anche
Io non mi ricordo. Su canale 8 per quanto riguarda la provincia di Siracusa e su Teleblea per quanto riguarda la provincia di Ragusa. Quindi abbiamo allargato la nostra possibilità di dare agli sportivi siciliani insomma, i risultati, i commenti sul calcio dilettantistico. Quindi ci sta seguendo altri. Complimenti e poi si candida a diventare fidanzato di Lorena. Di Lorena? Oh, che bella cosa. Posso rispondergli che è una pazzia? No, dai, perché? Scusa. No, non rispondo. Benissimo. Ricordiamo invece velocissimamente di nuovo i nostri indirizzi telematici. Allora, la nostra mail è info@programmapenalty.it, dove la programma penalty è il sito ufficiale della trasmissione, e poi c'è la pagina ufficiale su Facebook Programma Penalty. Bene, a questo punto parliamo del campionato di promozione e ritorniamo a vedere il nostro ospite che è rimasto anche per parlare di questo campionato, ovvero Daniele Sapienza, giocatore dell'Atletico Catania, ma anche con qualche esperienza nel campionato di promozione, tra l'altro anche con qualche campionato vinto in promozione. Sì. E poi anche il nostro commentatore ufficiale del campionato di promozione, Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera e buona domenica. Benissimo, parliamo subito del girone A del campionato di promozione, dove abbiamo il Raffadali che a questo punto ritorna in vetta. C'è un terzetto che nelle zone alte ogni settimana si mette in gioco, una volta va una volta va un'altra, insomma c'è veramente una grande battaglia per la vetta di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo i risultati di questa settimana. A Raffadali, Borgata Terre Nuove 3-0. A Canicattì, Campobello di Mazzara 1-2. A Sciacca, batte Cianciana 2-1. Ad Isola delle Femmine, Città Isola delle Femmine, Ciminna 3-2. A Palermo, Sporting Arenella Palermo, Città di Capaci 1-1. Ad Aragona, batte Città di Villa Abate 9-0. A Lercara Friddi, Prizzi, Strasatti 3-2. A Salemi, Pro Favara 1-1. Come ho detto poc'anzi, adesso è in vetta il Raffadali. A seguire questa settimana Sporting Arenella di Palermo e il Pro Favara. Ma guardiamo la classifica al completo. Prima in classifica, Raffadali con 47 punti. Seguono Sporting Arenella Palermo e Pro Favara con 45 punti. Città di Capaci 40 punti, Cianciana e Strasatti 37, Salemi, Aragona, Campobello di Mazzara 35 punti, Sciacca 32, Ciminna 30 punti, Città Isola delle Femmine 29, Canicattì 28 punti, Prizzi 26, Città di Villa Abate 12 punti, ultima in classifica con 8 punti Borgata Terre Nuove. E beh, a questo punto una battuta veloce con Alessio, e che facciamo? Ogni settimana cambiamo la testa di questa classifica? Praticamente sì, perché qualche settimana fa era in testa il Pro Favara, poi lo Sporting Arenella, ora tocca a Raffadali. Ora ha vinto contro il Fanalino di Goda, Borgata Terre Nuove per 3-0, e approfittando ovviamente dei pareggi del Sporting Arenella Palermo e del Pro Favara, che sono state fermate sull'1-1 rispettivamente dal Salemi e dal Città di Capaci. Voglio far vedere a questo punto il tabellino degli incontri della prossima settimana. Sarà la 25esima giornata, si giocherà praticamente fra 7 giorni, e quindi potremmo capire a questo punto quali potrebbero essere i nuovi equilibri di questo girone. 25esima giornata, si giocherà Ciminna contro Aragona, Cianciana Canicattì, Terre Nuove contro Città Isola delle Femmine, Capaci Prizzi, Campobello Raffadali, Città di Villa Abate Salemi, Strasatti Sciacca ed infine Pro Favara Arenella Palermo. E Sciacca, oggi gol d'autore a Sciacca. Lo Sciacca perdeva 1-0, sì? Poi si è risollevato grazie ad una doppietta di un ex professionista che è Nanà Gulino. Ah, bene, sono contento. Che ha giocato in molte squadre siciliane. No, ma guardavo il tabellino della prossima settimana, sì. Scontro diretto, sì, Alessio. Sì, c'è lo scontro diretto tra lo Sporting Arenella Palermo e il Pro Favara, sì. Insomma, sarà veramente una bellissima partita. Sì.
Dipende se poi il Raffadali che sarà impegnato al Campobello di Licata. Campobello di Licata, beh, un po' più abbordabile, sì, sotto questo punto abbordabile. Di vista. Sì, è più abbordabile. Vediamo cosa succederà. Vediamo cosa succede. Parliamo invece adesso del campionato sempre di promozione, ma del girone C, lo facciamo con i risultati, dove c'è la sorprendente sconfitta dell'ACI Sant'Antonio ad opera di un San Gregorio che è veramente in questo momento una delle squadre più in forma del girone. Classifica e chiaramente anche e soprattutto i risultati. A San Gregorio, San Gregorio, ACI Sant'Antonio 1-0. A Mini Marina, Pistunina, Belpasso 1-1. A Sant'Agata di Battiati, Sporting Battiati, Garda e Messina 1-3. A Messina, Piero Mancuso batte Gravina 3-1. A Catania, scommettendo Real Santa Venerina 1-2. A Fiume Freddo, Fiume Freddese, Sporting Via Grande 1-1. Ad ACI Catena, ACI San Filippo, Sporting Insieme 0-0. E ad ACI Buonaccorsi, SPAR, Villafranca Tirrena 0-0. Seppur perdendo una partita fondamentale contro il San Gregorio, l'ACI Sant'Antonio comunque continua a rimanere in vetta in questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo insieme la classifica. Prima in classifica, ACI Sant'Antonio 49 punti, segue SPAR 46, Sporting Via Grande 44 punti, San Gregorio 42, Villafranca Tirrena 41 punti, Belpasso 36, Garda e Messina 35 punti, Fiume Freddese 34, Pistunina 32 punti, ACI San Filippo 30, Sporting Insieme 26, Sporting Battiati 23 punti, scommettendo Gravina 22, Real Santa Venerina 21, ultima in classifica Piero Mancuso con 20 punti. Anche per questo girone abbiamo subito il tabellino per quanto riguarda gli incontri che si disputeranno la prossima settimana, parliamo sempre chiaramente della 25esima giornata. Questo il tabellino. Sporting Via Grande ACI San Filippo, Gravina Fiume Freddese, Belpasso Piero Mancuso, Sporting Messina Pistunina, Sport Insieme San Gregorio, Ambrosiana ACI Sant'Antonio contro la Scommettendo, Real Santa Venerina contro la SPAR ed infine Villafranca contro Sporting Battiati. 30 secondi, Alessio, e poi voglio sentire anche il parere di Daniele Sapienza su questo girone, perché insomma ci sono parecchie squadre che conosce. Allora, l'ACI Sant'Antonio è rimasto in testa. Sì. Come hai detto tu, non ne hanno approfittato né la SPAR né lo Sporting Via Merito Grande. Al San Gregorio però, eh? Esattamente. Vabbè, però comunque il San Gregorio si sta dimostrando la rivelazione di questo girone. Infatti il risultato sì è sorprendente, però nello stesso tempo potevamo anche aspettarcelo, perché comunque l'ACI Sant'Antonio ci ha abituato un po' a queste figure. Vince due partite, poi ne perde una, pareggia. Quindi... Però tutti i punti che aveva accumulato li sta sì. Pian pianino perdendo. Sì, li sta perdendo, però comunque più di 4 punti di vantaggio non ha mai avuto l'ACI Sant'Antonio. Quindi è sempre un campionato che si mantiene sulla falsa linea. È vero, è vero. Daniele Sapienza, questo ACI Sant'Antonio indubbiamente ha perso qualche punto, però dice ben Alessio, una volta perde, una volta vince, quindi continua comunque a rimanere una squadra importante di questo girone e la candidata sicuramente a vincerlo questo girone. Sicuramente, fortunatamente per loro che comunque le inseguitrici non fanno risultato pieno. Infatti la SPAR perde poi, quando perde, sta perde. Perde la partita importante. Perde, pareggia la partita importante. Come vedi? Consideriamo che comunque la ACI Sant'Antonio ha avuto un'intelaiatura da 3-4 anni, ha avuto questa intelaiatura. Sì, mister Marchetti ha un gruppo che ormai lo segue da un po' di qualche nostro, anni. Tipo quest'anno hanno preso Alessio Ventura, grossissimo attaccante, ha fatto abbastanza bene, certo. L'anno scorso era l'Atletico Catania. Come vedi lo Sporting Via Grande invece? Lo Sporting Via Grande è una squadra molto giovane, l'ho vista giocare sinceramente, che ha la guida tecnica... Un allenatore molto preparato, Enzo Butto, e comunque è stata, secondo me, la rivelazione di questo campionato. Quindi, sinceramente non mi aspettavo tanto. Beh, anche il San Gregorio. Anche il San Gregorio. Tra San Gregorio e Sporting Via Grande, insomma, hanno fatto una bella accoppiata di rivelazione. Hanno fatto una bella accoppiata. La cosa che mi dispiace, sinceramente, su questo vedere questo girone, che c'è il Gravina. Infatti, amico, stavo dicendo questo, il Gravina che purtroppo oggi ha perso. Ieri ha perso, sì. Ha giocato ieri. Ha perso, oltretutto, anche uno scontro diretto col Piero Mancuso.
Che non molla. Che non molla. E anche perché nella zona play-out, zona calda, sono 21, 20 e 22 punti. Gravina 22, poi c'è Santa Venerina. Sì, a 21 e il Piero Mancuso a 20. Poi c'è Battiati 23. Comunque sono tutti là. Anche là è una lotta aperta. Lotta apertissima. Apertissima. È vero, è vero. Tra l'altro c'è purtroppo la scommettendo che oggi ha perso anche lo scontro diretto contro il Real Santa Venerina. Sì, sì. Tra l'altro la prossima settimana andrà a giocare contro l'AC Sant'Antonio, quindi... Non sarà poche chance. Attenzione che la Cisenna Antonio in settimana gioca la gara d'andata della semifinale di Coppa, gioca a Brolo. Però non credo che sottovaluterà l'incontro. Ma ricordiamo che la promozione nel campionato di eccellenza si può ottenere anche vincendo la Coppa Italia. Sì, questo è anche vero. Proseguiamo adesso, parliamo sempre del campionato di promozione, chiudiamo con il girone D e lo facciamo naturalmente insieme a Lorena. Abbiamo la Leonfortese che adesso questa settimana balza in vetta. A te i risultati, Lorena. A Scicli, a Girani Soria 2-1. A Nicosia, batte Città di Rosolini 4-1. A Rosolini, Virtus Ispica, Scordia 3-2. A Gela, Atletico Gela batte Orsa Ragusa 2-0. A Leonforte, Priolo 4-1. A Paternò, Real Niscemi ovviamente 0-3 a tavolino. A Siracusa, Enzo Grasso, San Sebastiano 0-0 e a Troina, Santa Croce 2-2. Battuta d'arresto dello Scordia e balza in testa in questo girone, il girone D, la squadra di Leonforte, la Leonfortese. Prima in classifica Leonfortese con 49 punti, segue Scordia 48, Atletico Gela 47 punti, Città di Rosolini 43, Nicosia 41 punti. Virtus Ispica 38, Santa Croce 32, Enzo Grasso e Real Niscemi 31 punti, Scicli 30, Troina 28 punti, San Sebastiano 27, Priolo 26, Agirani Soria 22 punti, Orsa Ragusa 20 e Paternò escluso dal campionato. Benissimo, ricordiamo, sì. Agirani Soria, Nicosia, San Sebastiano e Troina una partita in meno che tra non molto verrà anche recuperata. Ma guardiamo insieme chiaramente anche il tabellino della prossima settimana, gli incontri che si disputeranno, sarà la 25esima giornata, si giocherà Priolo Atletico Gela, Nissoria Enzo Grasso, Real Niscemi Leonfortese, Santa Croce Nicosia, San Sebastiano Paternò, anche se come tutti potete immaginare questa sarà una partita che non verrà disputata essendo il Paternò è già escluso dal campionato. Dovrebbe esserci un altro errore, Paternò-Niscemi, sì, abbiamo un errore di stampa. Proseguiamo, poi ci sarà Orsa Troina ed infine chiuderà Città di Rosolini contro la Virtus Ispica. Allora, abbiamo 30 secondi per commentare questo girone dove ancora una volta c'è la sorpresa Leonfortese che ritorna di nuovo in corsa. Dopo essere stata in testa per tutto il girone di andata, adesso la Leonfortese ha ripreso a correre esattamente, però accorciando anche il divario tra le prime tre, perché nel giro di tre punti ci sono Leonfortese, Scordia e Gela. Quindi sono tre formazioni che secondo me possono giocare la promozione, fino alla fine del campionato. Delude un po' il Città di Rosolini che perde con il Nicosia per 4-1 e quindi io penso che questo sia il risultato più sorprendente della giornata. Indubbiamente sarebbe stata definitivo ad ogni sogno di gloria. Infatti sarebbe stata la buona occasione. I playoff perché Rosolini ha una buona squadra, però comunque i sogni promozione. Io credo che meglio di noi tre questo girone lo conosca quel signore lì che lo ha giocato. È vero, lo ha giocato perché fino a dicembre era Paternò. Sì. Ma che cosa è successo a Paternò? A questo punto sentiamo la viva voce di Daniele Sapienza su questo dramma di Paternò. A Paternò, sinceramente, giocare a calcio farebbe piacere a chiunque. Però è una piazza troppo esigente. Una piazza che comunque vogliono subito non so che. Il fatto di avere fatto la Serie C è stato per loro, secondo me, un'arma a doppio taglio. È stato una... Però si devono anche giustamente accettare... Le momenti, crisi, i tempi e le crisi giustamente, certo, economiche ci sono. Peccato perché vedere insomma Paternò escluso Paternò, dal campionato. A Paternò c'erano tutti i presupposti per poter fare calcio. Oltretutto avevamo una gran bella squadra. Sì, sì. Che comunque considerando, vedendo ora la classifica, che c'è stato questo sbalzo di
di primato fra sì. Leon Fortese, Scordia e il Gela, che è entrato poi anche di, a seguire. Esattamente. Onestamente potevate mi duole fare il cuore, potevate fare qualcosa. Sinceramente, potevate se dire si la vostra. Continuava che c'era alle spalle una società che comunque ci sosteneva anziché abbattersi nelle prime giornate. Questo non è avvenuto. Oggi questo non è avvenuto. Oggi direi che comunque eravamo là anche noi. Considera che molti giocatori di quel Paternò giocano titolare in eccellenza. Beh, indubbiamente. Beh, era un Paternò che poteva fare molto. La valenza tecnica di quell'organico. No, era considerevole. Era un organico importante. È vero. Consideriamo che comunque, Ettore, ti volevo solo interrompere, nel senso, la Leon Fortese non è una sorpresa. No, indubbiamente non è una sorpresa. Leon Fortese è una squadra, è stata allestita una squadra per vincere il campionato, anche se ha avuto parecchie vicissitudini negative, poi ha avuto qualche diciamo risultato negativo, hanno cambiato la guida tecnica, sì, prima con Franco Pannittere, sì, e poi successivamente con Mirto. Sì. Quindi hanno avuto un po' di, però la base c'è, quindi probabilmente arriveranno i risultati. Comunque hanno una grossa società alle spalle, e fa tanto, una grossa organizzazione, e fa tanto, e quindi fa tanto, e hanno le carte regole per poter vincere il campionato. Anche se a me non dispiacerebbe che il campionato lo vincerebbe lo Scordia, perché ma non sottovalutiamo però il Gela, che in il Gela ha fatto anche Gela ha fame di calcio, no? È scomparsa dalla prima divisione, infatti giocano là al Preste, anche loro hanno fatto un passo e sarà importante. Una bella lotta fino alla fine. Sarà, è vero. Sinceramente mi farebbe piacere se vincerebbe lo Scordia per simpatia di amici. Benissimo, perfetto, ringraziamo Daniele Sapienza, giocatore dell'Atletico Catania in lotta per questa salvezza importante, per una categoria importante qual è quella dell'eccellenza. Grazie, un in bocca al lupo. Credi, naturalmente salutiamo anche Alessio Di Mauro. Grazie a voi. Noi adesso non ci fermiamo per la pubblicità, perché è la volta di dare spazio alla rubrica Sport Story. Raccontiamo questa settimana una straordinaria avventura tutta italiana, i mondiali del 1990. Sono stati mondiali un po' sfortunati, si sono fermati soltanto a 11 metri in una semifinale particolarmente sfortunata con l'Argentina, ma è stata comunque un'estate indimenticabile, un'estate tutta italiana, l'estate dei mondiali di Italia 90. Guardiamolo insieme a Sport Story. Io spero di avere la serenità, anche le preoccupazioni che ci sono guidando una pattuglia di questo genere in un'avventura di questo tipo. Una vigilia molto attesa con l'Italia che parte sì da favorita, ma deve stringere i denti per dare il meglio di sé in questa partita d'esordio. Esce Carnevale, entra Totò Schillaci. Pensai di tutto, addirittura di fare brutta figura, perché era un momento così brutto, l'Italia non segnava, in quel momento poteva succedere di tutto. Donadoni, Bialli, parte il suo cross, e c'è il gol proprio di Schillaci, e l'Italia vince questa difficilissima, delicatissima partita d'esordio. Vedete lo stadio olimpico che si incendia dei tricolori, è veramente una festa molto molto bella. Grande ambiente allo stadio olimpico, incendiato da migliaia di bandiere tricolori. Capevale, Berti, di prima su Donadoni che gira in mezzo, finta di Vialli, c'è Giannini, tira e gol! Azione dei nostri, e Giannini, vedete, esplode di gioia. Azzurri in vantaggio al primo affondo con Giannini, tutto molto bello. Berti è giù, rigore, calcio di rigore a favore degli azzurri. Siamo al 32esimo del primo tempo. Parte Vialli, palo
se si vuole arrivare primi nel girone e restare a Roma per le gare a eliminazione diretta, c'è un solo risultato, la vittoria. Moravcic ha rischiato l'autogol, intanto è ancora Schillaci che mette il gol sul tiro di Giannini. A terra Bielik, triangolazione Baggio, Baggio che converge, Baggio, 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 finta di Baggio, tira, grandissimo gol di Baggio, grandissima impresa di Baggio. Di fronte Italia e Uruguay, gara valida per gli ottavi di finale. Dentro o fuori? L'Italia si presenta agli ottavi di finale con le carte in regola. Sono partite dirette, quindi se sbagli lì vai a casa. Palla altissima, Baggio, e poi c'è Schillaci, gol di Schillaci, prodezza ancora di Totò Schillaci. La palla è lunga, Serena, ed è gol di Serena, gol di Aldo Serena. Ai quarti l'Italia si trova ad affrontare l'Irlanda. La squadra di Jackie Charlton sta vivendo una favola e nei primi quattro incontri ha sempre pareggiato. Ed ecco a sostegno Donadoni, prova il destro Donadoni, la palla è lunga, ancora Totò Schillaci, prontissimo, un salto sul gran tiro di Donadoni. Ero molto scoordinato, quindi ho dovuto girarmi con il corpo e schiacciare la palla di petto. Quello è stato un gol molto difficile e fortunato, quello sì, è vero. Ancora una volta Schillaci si è trovato al posto giusto. Maradona prepara il terreno della semifinale accusando l'Italia di preoccuparsi di Napoli solo quando ne ha bisogno. Perciò chiede ai suoi tifosi di sostenerlo contro gli azzurri. Le polemiche impazzano. Senti Diego, ma perché tu vuoi dividere i tifosi napoletani da quelli italiani? No, io non voglio dividere nessuno. Io dico come stanno le cose. Il che vuole nascondere che lo nasconda, io no. Questo io... 6 anni che vivo in Italia, per quello lo dico, sto dicendo quello che ho visto in 6 anni. Comincia dunque il penultimo atto del mondiale, c'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento. Ed ecco l'inno di Mameli. Tutto è pronto, Votrò fischia all'inizio. Semifinale del campionato del mondo. Serrizuela, e vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini. Inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Gol di Schillaci ancora! Ancora Totò, ancora Schillaci sul primo affondo italiano, è il suo momento magico. Palla per Maradona, ora Maradona cerca una soluzione, la trova su Olantico e c'è a parte il traversone, l'uscita di Zenga e il pallone che termina in gol. Poi abbiamo preso un gol non irresistibile, in maniera forse inattesa. Neanche i supplementari stabiliscono il vincitore. Per la prima volta a un mondiale, l'Italia decide il suo destino ai calci di rigore. Franco Baresi. Rete! Un tiro, un gol per l'Italia. Serrizuela. E spiora Zenga, ma non riesce a trattenere. Roberto Baggio. Sì, brivido, ma è andata dentro. Curruciaga, gol. 2-2.
De Agostini. Gol! L'Artico e c'è. E gol ancora. Donadoni. Ai! Dal dischetto Maradona. Segna. Quattro tiri, quattro gol per l'Argentina che è veramente a un passo dalla finalissima e va serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. È Bari a ospitare la finale valevole per l'assegnazione del terzo posto. L'Italia affronta l'Inghilterra, anch'essa eliminata alla lotteria dei rigori della Germania. L'incontro è piacevole, divertente. Le due squadre giocano a viso aperto. Lo stimolo maggiore è far segnare Schillaci per permettergli di conquistare il trono di capocannoniere. Poi ci fu questo calcio di rigore, Baggio al momento del calcio di rigore, Baggio mette la palla e dice top, segna e vince la classifica di cannoniere. Le sei vittorie e un pareggio suonano una beffa confronto all'Argentina che è arrivata seconda, che su sette partite ne ha vinte due, noi ne abbiamo vinte sei, insomma, quindi qualcosa non ha funzionato anche nel piano della buona sorte, che ritengo che come nella vita abbia sempre un peso. Alla premiazione Italia e Inghilterra sono accomunate dal piacere di festeggiare, un evento raro a vedersi, l'ultimo prodigio di Italia 90. No, ci scherzavo un po' su perché ho detto, ma cara Giada, tu eri nata nel 90? No, non era nata. Ti sei persa questi mondiali allora? Sì, tre anni dopo, dai, sono nata. Cosciente delusione. Si è persa questa cosciente delusione. Perfetto, ci fermiamo. Adesso cosa c'è? La pubblicità. Benissimo, ci vediamo tra poco allora. Eccoci rientrati in studio per un'altra parentesi dedicata al calcio dilettantistico siciliano. Parliamo adesso del campionato di prima categoria. Salutiamo il commentatore ufficiale, ovvero Luca Luisi. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Ben ritrovato. Accanto a te abbiamo l'allenatore Giacomo Tomaselli del Città di Maletto, che è quasi una mezza rivelazione di questo campionato, no? Intanto buonasera e complimenti, perché insomma vincere fuori casa è sempre molto difficile. Quando si raggiunge questo obiettivo vuol dire che la squadra c'è, è forte e risponde. Sì, stiamo avendo questi risultati non sperati, perché noi abbiamo fatto un campionato solo per la salvezza, però alla fine siamo lì. Adesso siete lì, ve la giocate. Sì, sì, esatto. Parleremo chiaramente del girone che riguarda il Città di Maletto, ma diamo subito spazio a Giada perché ci dà i risultati del campionato sempre di prima categoria, però del girone G che fa il nuovo ingresso nel nostro tabellino dei risultati, perché come ben sapete da questa puntata ci seguono anche nella zona di Siracusa e di Ragusa. A te i risultati, Giada. A Ragusa, New Team Ragusa, Rarinantes 2-3. A Santa Croce Camerina, Nuova Camarinense, Belvedere 4-0. A Melilli, Rinascita Melillese, Cani Cattini 2-1. A Floridia, Floridia, Marina di Ragusa 0-5. Ad Acate, Acate Pachino 0-1. A Frigintini, Frigintini Real Ragusa 1-2. A Siracusa, Ellenica Scollitti 1-0.
Bene, diamo anche lettura della classifica dove abbiamo il Città di Caricattini che si mantiene in vetta. Vi dico subito che in testa abbiamo appunto il Città di Caricattini con 42 punti. Possiamo vedere nel frattempo la schermata. Il Real Ragusa con 40 punti, a seguire anche il Marina di Ragusa con 33, Rari Nantes, Pachino e Real Melillese 31, Scoglitti 30. La squadra del Ragusa con 27 punti, qua sta accadendo tutto, il Frigentini anche con 27 punti, l'Ellenica con il Belvedere 25, la Camerinense 23, Acate 18 ed infine il Floridia con 2 punti. Fermate Giada, legatela. Legate Giada perché è successo qualcosa, vabbè non c'è problema, risolveremo tutto il problema. Invece parola a Luca che così in 30 secondi ci dà il quadro di questo girone importante del Ragusano. Sì, in questa giornata c'è stata una battuta d'arresto della capolista, il Città di Caricattini, sconfitto per 2-1 in quel di Melilli. Questo ha fatto avvicinare alla vetta il Real Ragusa secondo in classifica, che invece ha vinto nell'anticipo di sabato a Frigentini e si è portato a solo 2 punti dalla vetta, riaprendo il discorso promozione. Caricattini che però ha subito la possibilità di riscattarsi mercoledì, quando nell'andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia affronterà in trasferta i palermitani dell'Atletico Valdimera. Benissimo, come al solito il nostro Luca è velocissimo, è bravissimo. Ed è matematico. Ai tempi proprio televisivi. Complimenti al nostro Luca. Passiamo adesso al girone H, sempre del campionato di prima categoria, dove abbiamo il Serre di Falco che ormai da parecchie settimane è il leader incontrastato, ormai si aspetta soltanto la certezza matematica. Ma guardiamo insieme a Giada i risultati di questa giornata, la 20ª. A Castel Termini, Club Airone Sommatino 1-0. A Porto Empedocle, Accademia Empedoclina Milena 1-0. A Mussomeli, Mirabella 0-0. Ad Agrigento, Nuova Villa Seta, Sant'Angelo Licata 1-2. A Caltanissetta, Atletico Caltanissetta, Serra di Falco 0-3. Aquila San Michelese, Sporting Club Racalmuto 4-3. A Grotte, Libertas Racalmuto, Virtus Bivona 5-0. Ennesima vittoria fuori casa per il Serra di Falco, che a questo punto raggiunge quota 53 in classifica. Classifica che adesso Giada ci legge al completo. Sì, Serra di Falco è in testa con 53 punti, segue Libertas Racalmuto 41, Sant'Angelo Licata 39, Mussomeli 37, Accademia Empedoclina 31 punti, Sporting Club Racalmuto 30, Milena e Aquila San Michelese 25, Atletico Caltanissetta 23, Mirabella 18, Virtus Bivona, Club Airone Sommatino e Castel Termini 16 punti e per ultima Nuova Villa Seta con 6. Io credo che 30 secondi sono anche troppi, Luca, per parlare di questa squadra che ormai da parecchie settimane è l'indiscussa leader del girone H. Sì, praticamente da inizio campionato ha subito iniziato con una serie di vittorie consecutive che hanno messo fuori gioco fin da subito le avversarie. Con i suoi 53 punti il Serra di Falco, tra l'altro, è la squadra che ha più punti di tutti gli 8 gironi della prima categoria e ormai si aspetta solo la festa promozione. Rimane aperta invece la lotta per il secondo posto con Libertas Racalmuto e Sant'Angelo Licata ancora vittoriose, mentre perde terreno il Mussomeli bloccato in casa dal Mirabella. Passiamo adesso al girone F, anche per questa categoria siamo giunti alla 20ª giornata, parliamo sempre del campionato appunto di prima categoria. A te i risultati, Giada. A Mascalucia, Città di Mascalucia, Valverde 0-1. Ad Augusta, Città di Augusta, Mineo 3-2. A Catania, Massimiliana, Real Paternò 1-2. A Castel di Udica, San Pio X 0-0. A Militello, Atletico Militello, San Giorgio 0-1. A Catania, Condor, Sporting Catenanuova 0-1.
A beh, Catania, Sporting Barriera, Sporting Priolo 6-0. Beh, volevo dire, quasi interrompendo anche Giada, che a questo punto la settimana prossima, quando ci sarà lo scontro diretto, sarà veramente una partita importante da seguire. Si giocherà a San Pio contro il Città di Augusto, ovvero la prima contro la seconda in classifica. Sarà veramente una partita interessantissima. Guardiamo la classifica comunque insieme a Giada, così abbiamo anche il quadro completo di questo girone, il girone F di prima categoria. San Pio X è in vetta con 45 punti, ma seguito da Città di Augusta 43, Sporting Barriera 39, Città di Mascalucia 35, Massimiliana 34, Real Paternò 33 punti, Valverde 31, Sporting Priolo 30, Castel di Udica 25, Atletico Militello e San Giorgio 21 punti, Sporting Catenanuova 20, Mineo 13 e chiude Condor con 3. Luca, se la settimana scorsa il Città di Augusta non avesse perso in casa del Valverde, probabilmente sarebbero arrivati allo scontro diretto indubbiamente quasi alla pari. Sì, invece in questa settimana è stata la San Pio a perdere terreno, perché si è fatta bloccare sullo 0-0 sul campo del Castel di Udica e così ha riaperto la lotta proprio alla vigilia del big match. Ma tra l'altro il big match potrebbe essere importante anche per lo Sporting Barriera, che ha vinto 6-0 con lo Sporting Priolo e si è portato a meno 6 dalla vetta. Un pareggio tra le prime due potrebbe riaprire i giochi anche per lo Sporting Barriera. Indubbiamente. E a riguardo di questo girone, guardiamo il servizio di Alessio Di Mauro sulla partita massimiliana contro il Real Paternò. Ha vinto la squadra del Paternò per 2-1. Il servizio è di Alessio Di Mauro. Doveva essere uno dei match clou spettacolari della 20ª giornata di prima categoria Girone F. Invece la gara tra Massimiliano e Real Paternò si è trasformata in una gara ricca di risse, espulsioni, ammonizioni e quant'altro, tutte causate da un arbitraggio imperfetto coadiuvato dal signor Calidi a Cireale, che ne ha combinate di tutti i colori. 4 espulsioni, 12 cartellini gialli, un fallo fuori area valutato come calcio di rigore, un gol non dato all'ultimo secondo ai locali con la palla dentro lo specchio della porta di oltre mezzo metro. Il falsato punteggio finale premia e non poco la formazione del Real Paternò, che da squadra corsara riesce a raccogliere 3 punti pesantissimi in chiave playoff, al cospetto di una Massimiliana che adesso deve guardarsi alle spalle da un possibile ritorno degli stessi paternesi. La partita, molto combattuta, non regala occasioni pericolosi per la prima mezz'ora. Poi al 37esimo il signor Calì si inventa un calcio di rigore in favore della Massimiliana per un fallo subito da Catania 1,5 metri fuori dall'area di rigore. Dal dischetto va Palazzolo che sigla l'1-0. Passano 2 minuti e a centrocampo si innesca una rissa, la prima della partita, causata dal giocatore Daidone che simula di aver ricevuto una manata in viso da Zagame. L'arbitro inflessibile esce in rosso diretto a Zagame. Continuano le polemiche e la gara viene sospesa per 4 minuti. Dalla panchina viene espulso anche Orazio Nicolosi per la Massimiliana. Finisce il primo tempo e spampinato portiere della Massimiliana, nel tragitto che porta agli spogliatoi, chiede un chiarimento sull'episodio precedente a Daidone. L'arbitro inspiegabilmente estrae il terzo rosso all'indirizzo del portiere. Massimiliana in 9 uomini e senza portiere di riserva. Nella ripresa mister Privitera mette in porta il centrocampista Gaetano Gangi e la Massimiliana si chiude dentro l'area di rigore. Il Real Paternò spinge sull'acceleratore e trova il pari su autorete di testa al 66esimo e il vantaggio al 79esimo con un tiro di Mirabito. L'arbitro, non soddisfatto, a pochi secondi dal termine annulla la rete del pari alla Massimiliana con la palla che aveva varcato la linea di oltre mezzo metro. Finisce 2-1 per il Paternò e adesso il discorso playoff non è per niente chiuso. Infatti il discorso playoff non è per niente chiuso, ma sarà sicuramente rimandato il tutto abbondantemente dopo lo scontro diretto appunto tra San Pio e Città di Augusta. E passiamo adesso al girone E, anche perché abbiamo l'ospite del Città di Maletto che tra poco insomma ci darà modo anche di capire qual è il meccanismo all'interno di questo girone, ma prima diamo i risultati e poi guarderemo insieme la classifica. Parliamo del girone E di prima categoria, 20ª giornata. A Bronte, Ciclope Bronte, Atletico Pedara 3-0. A Santa Venerina, Dacca, AC Sant'Antonio, Città di Maletto 0-1.
Ad Adrano, Cometa Biancavilla, Furci 1-1. A Santa Teresa di Riva, Santa Teresa Giardini Naxos 4-0. A Gaggi, Desport Gaggi Inessa 0-1. A Belpasso, Real Belpassese Randazzo 0-1. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco Sporting Taormina 1-0. Passo falso della Real Belpassese che perde il primato solitario in vetta, raggiunta adesso dal Santa Teresa con 39 punti. La classifica. Sì, Real Belpassese e Santa Teresa 39 punti, seguite da Randazzo 36, Cometa Biancavilla e Città di Maletto 34 punti, Ciclope Bronte 33, Furci 30, Daccaci Sant'Antonio 26, Sporting Taormina e Inessa 25 punti, Atletico Pedara 24, Desport Gaggi 23, Lineri Mister Bianco 15 e chiude Giardini Naxos con 5 punti. Luca, indubbiamente questa sconfitta della Real Belpassese ha un po' ancora una volta riaperto i giochi. Il Santa Teresa ritorna in vetta, ma vedo che dietro c'è il Randazzo, c'è lo stesso Maletto che insomma insieme alla Cometa Biancavilla che potrebbero insomma ancora una volta rientrare nella possibilità di vincere il girone. Sì, questa sconfitta ha riaperto un po' tutti i giochi dal primo posto fino ai playoff, in quanto addirittura tra la prima e la sesta in classifica ci sono solo 6 punti di differenza, quindi le prime due non solo si devono guardare della lotta della promozione, ma rischiano anche di non disputare i playoff perché le inseguitrici sono molto vicine. Mister Tomaselli, ma a questo punto non ve l'aspettavate insomma, che Santa Teresa e la stessa Belpassese potessero fare questi passi falsi tali da tenervi sempre a galla anche nella situazione playoff? No, sicuramente no. Noi ci abbiamo messo del nostro, che abbiamo sconfitto prima la Belpassese e poi il Santa Teresa, per cui siamo lì e adesso vedremo come andrà a finire. Sì. Dicevi sì, Luca? Sì, che il Città di Maletto proprio è la squadra del momento, perché nel girone di ritorno è a punteggio pieno. Ecco perché abbiamo ospitato il mister, ci mancherebbe. Viene da 8 dobbiamo dare atto al mister. Viene da 8 vittorie consecutive e quindi si è messa anche per lottare per il primo posto. Così come il Bronte, che sta facendo molto bene nel girone di ritorno, e anche se fuori dalla zona playoff abbiamo visto che è molto vicino agli altri, non si deve sottovalutare nemmeno il Randazzo, che con la vittoria di oggi rientra prepotentemente in corsa per il certo, primo posto. Certo, a 3 punti. Mister Tomaselli, ma Maletto è una piccola realtà, vive un po' di riflesso anche di Bronte. Sì. E sappiamo che Bronte dispone di un gran campo, mentre invece a Maletto un po' si soffre. Sì, sì. Vogliamo sottolineare questa cosa. Bronte è bellissima. Bronte è bellissima, ci mancherebbe. Anche Maletto è una cittadina straordinaria, però in fatto di strutture si soffre sì. un po', no? C'è un progetto in cantiere, come dicevo qualche tempo fa il sindaco. Sì. Non so se lo... Lo manterrà. Sì. Se per caso andate a fare il campione di promozione siete costretti in un certo senso poi a spingere l'amministrazione a farvi un campo più accettabile, direi. Sì, questo sì, però voglio dire, quello che abbiamo non... Per il campionato di promozione potrebbe anche andare bene. Vabbè. Poi successivamente non lo... Certo, si certo. Vedrà. Ma la società è pronta eventualmente per questo salto di categoria? Sì, perché voi da un paio di anni insomma avete fatto risultati importanti, siete partiti dalla terza, avete fatto un buon cammino, adesso arrivate maturi indubbiamente forse per fare qualcosa di positivo anche eventualmente nel campionato di promozione. Sì, vabbè, non eravamo programmati per arrivare direttamente in promozione, però alla fine se siamo lì ci attrezzeremo di conseguenza. Luca Salato ha sottolineato le 8 vittorie di seguito, sì. Quindi frutto indubbiamente di applicazione. All'interno della squadra ci sono giovani, ci sono sì, anche molti, quelli di molti esperienza. Giovani, 94, 95, qualche anche 96. Quindi vuol dire che avete anche un buon settore giovanile? Sì. Questo è sì, importante, sì, no? La società vuole attrezzarsi anche per... con questi giovani per un campionato di futuro come abbiamo benissimo, siamo contenti per Maletto ma per tutta la zona pedemontana che tra l'altro ci segue attraverso anche Teleradio Ciclope Bronte. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi chiuderemo con il campionato di seconda categoria e chiacchiereremo nella parte finale anche sempre con il mister del Città di Maletto, squadra rivelazione del campionato di prima categoria. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
Ultimo segmento di penalty su sesta rete in diretta da Catania, a partire dalle 19 sino alle 20:30 la domenica e poi in replica alle 23:15 e in replica anche domani lunedì, quando potrete anche eventualmente seguirci nelle numerosissime televisioni che ripetono appunto il segnale di penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Perfetto, vedo che hai imparato anche tu a memoria ormai lo slogan. Diamo subito lettura del campionato di seconda categoria, parliamo del girone I, siamo giunti alla 18ª giornata, questo è un girone nuovo che affrontiamo da questa settimana, perché ve l'ho detto, da questa settimana ci potete seguire anche nella provincia siracusana e ragusana. Girone I. A Ragusa, Sporting Ragusa, Biscari 2-3. A Noto, Netina, Florenzia 2-0. A San Cono, San Conitana, Fly Vittoria 5-2. A Scicli, Atletico Scicli, New Pozzallo 4-1. A Licodia Eubea, Sporting Eubea per Scicli 2-0. A Ragusa, Atletico Ragusa, Rinascita Netina 1-1. La vittoria del Netina permette alla squadra di mantenersi sempre nella zona alta della classifica. In testa abbiamo lo Sporting Eubea, ma guardiamo insieme chiaramente tutto il tabellino completo. Sì, come hai detto tu Ettore, in testa Sporting Eubea con 43 punti, Netina 40, San Conitana 37, Florenzia 31, Atletico Scicli 30, per Scicli 28 punti, New Pozzallo 23, Sporting Ragusa 18, Atletico Ragusa 16 punti, Biscari 14 e per ultime Fly Vittoria e Rinascita Netina con 11. Luca, veloce. Cambia poco perché vincono tutte le prime tre in classifica, Sporting Eubea che mantiene 3 punti di vantaggio sulla Netina, ma la Netina cerca di recuperare questi 3 punti persi la settimana scorsa nella partita contro il Biscari attraverso un ricorso al giudice sportivo per una presunta irregolarità del Biscari. Questo potrebbe portare la Netina ad agganciare lo Sporting Eubea. Quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno. Sì. Proseguiamo sempre del campionato di seconda categoria, parliamo della 18ª giornata del girone G come Genova. A Tremestieri Etneo, Tremestieri AC Bonaccorsi 0-2. A Giarre, Real Aci Canalicchio 2-0. A Pisano, Pisano Cosentini, Libertas Aci 6-0. A Val Guarnera, Valguarnerese Milo 2-2. A Belpasso, Belpassese, Real Centuripe 2-0. Ad Adrano, Real Piano Tavola 4-2. Pareggio del Milo, quindi ancora niente promozione in prima categoria. Classifica completa letta da Giada. Milo rimane in testa con 43 punti, segue AC Bonaccorsi 34, Real Aci 31 punti, Val Guarnerese 29, Canalicchio e Belpassese 27, Real Piano Tavola e Real Adrano 26, Pisano Cosentini 24, Real Centuripe 17, Tremestieri Etneo 14 e Libertas Aci 6. Luca, che succede al Milo? Milo oggi bloccato nuovamente, stavolta però è un pareggio che ci può stare, 2-2 su un campo difficile contro un buon avversario come la Val Guarnerese, è un pareggio appunto che ci può stare. La AC Bonaccorsi è la quarta vittoria consecutiva, riduce a 9 punti di distacco, ma ormai sembra il Milo pronto per il salto. La grande festa sta per arrivare. Proseguiamo sempre del campionato di seconda categoria, parliamo del girone H dove abbiamo in testa il Carlentini, ma guardiamo i risultati della giornata di oggi, la 18ª. A Vizzini Aquila Monteserra 1-0, a Carlentini Junior Ramacca 5-2, a Raddusa Librino 5-2, a Francofonte Atletico Francofonte Megara Augusta 2-1. A Catania, D'Agata, Picanello 1-0. A Catania, Liotru, Sortino 2-2. In testa troviamo Carlentini con 45 punti, seguito da Atletico Francofonte 35, Picanello 34, Megara Augusta 32, Liotru 31, Sortino 27, D'Agata 22, Vizzini 21,
Junior Ramacca e Librino 17 punti, Aquila Monteserra e Raddusa 11, Raddusa che ricordiamo ha un punto di penalizzazione. Carlettini in testa, 45 punti, a questo punto sembrerebbe un po' aver fatto il vuoto, no? Sì, 10 punti di distacco a 4 giornate alla fine, ormai discorso chiuso, in caso di vittoria domenica contro il Librino in trasferta, il Carlettini si stappa lo spumante. Appunto, si stapperà lo spumante e andrà in prima categoria. In seconda posizione sarà l'Atletico Francofonte che batte il Megara e supera il Picanello sconfitto nel derby col D'Agata. Picanello che però mercoledì giocherà in Coppa Trinacria in casa contro i palermitani della Colomba Bianca, avversario molto ostico. Quindi ci potrebbe essere un'altra strada eventualmente che porterebbe la squadra catanese direttamente in prima categoria. Io non dico che bisogna stapparlo adesso lo spumante per la squadra della città di Maletto, però insomma teniamolo vicino, no? Perché indubbiamente non ci sono tantissime giornate alla fine. Ce ne sono soltanto sei, che sembrerebbero tanti, ma potrebbero anche essere poche. Sì, anche perché la classifica, come abbiamo detto prima, è molto corta. Per cui si vive di giornata a giornata. Di giornata in giornata. Questa è la filosofia del mister o della società? Della società. anche del mister, però, ci mancherebbe. In bocca al lupo allora al mister Giacomo Tomaselli della squadra del città di Maletto, che possiate voi regalare veramente a Maletto una bella soddisfazione con un passaggio in promozione. Sì, volevo ringraziare in questa sede i miei ragazzi, certo, e la società comunque. E grazie anche a voi che Diamo un servizio. Grazie, un bel collupo a Giacomo Tomaselli. Ringraziamo anche chiaramente il nostro Luca Loisi, celere come al solito nei commenti tecnici riguardanti il campionato di prima e di seconda categoria. Ci vediamo la settimana prossima. Sì. E ci vedremo la settimana prossima anche con il nostro Gianluca Barbagallo. Hai velocissimamente qualche email in chiusura? Ciao, i saluti di molti amici, ringraziamenti e soprattutto gli amici che ci cominceranno a vedere domani da Siracusa, sono curiosi perché finora tramite internet l'hanno visto, da domani avranno la possibilità di sedersi comodamente in poltrona. Ricordiamo anche il sito. Ricordiamo che potete continuare a parlare con noi durante la settimana attraverso la nostra mail ufficiale che è info@programmapenalty.it, è la mail ufficiale del sito appunto programmapenalty.it, che poi raccoglie anche le varie puntate, il meglio delle rubriche che sono Sport Storia, abbiamo visto oggi Mondiale del 90, ci sono i campioni di penalty, insomma ci sono i nostri volti. Settimana prossima abbiamo Penalty Focus, è una novità. La prossima volta si interverranno anche i pompieri perché Penalty Focus un sito pieno di contenuti. Settimana prossima vai a Caltagirone. Sicuramente. Guarda che ci seguono a Caltagirone con TVR Xenon, mi raccomando. Scontro diretto in chiave salvezza nel torneo di eccellenza. Voi dovete sapere che insomma Gianluca è il personaggio che segue più di tutti l'Atletico Catania, quindi lui ci aggiorna anche dal punto di vista umorale l'atmosfera che regna all'interno della squadra. E devo dire che nelle ultime 5 partite sono arrivate 4 vittorie. Quindi e infatti ti abbiamo visto molto calmo e sereno. E la sconfitta è arrivata a Ragusa, quindi ci può anche stare. Grazie a Gianluca Barbagallo e a questo punto salutiamo insieme alla nostra Giada i nostri amici che ci hanno seguito, ma volevo anche dare modo a Giada di salutare una persona a lei cara. Sì, saluto mia nonna Angela che ci segue sempre. E la saluto anch'io. La saluto anch'io. Ci piace tantissimo il programma, quindi siamo felici. Benissimo, siamo contenti e salutiamo anche... salutiamo allora anche a Dario nel mentre. E salutiamo anche Dario Giuffrida, è impegnato in questo periodo per esami universitari, ma ritornerà comunque prestissimo, parliamo di Dario Giuffrida. Sì. Bene, grazie Giada. Grazie a te. Noi ci vediamo fra 7 giorni precisi per una nuova avventura di Penalty, tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci a tutti.